Ciao a tutti ragazzi e ragazzi. Perché ragazzi e ragazzi? Perché non ci sono ragazze che giocano a sto gioco, ce ne sono quattro crociate, quindi è inutile manco che le saluti, sarebbe una perdita di tempo. Quindi ciao, ciao ragazzi e ragazze. Fine, se ci sta una ragazza, sei un ragazzo, deciso. Te la lasciamo questa piccola storia, ricordo che, ricordiamo due cose. Uno, siamo tutti i giorni in live sul canale Viola, su Twitch, siamo su Twitch in live tutte le sere. E poi ricordiamo il merch. Ricordiamo che puoi acquistare questa maglietta per soli 25 euro, spedizione escluse. La vuoi ordinare abiti in Polanda? Ma la vuoi? Non c'è problema, 25 euro più 45 euro di spedizione. Contattami subito. Detto questo, un next dream che è probabilmente il next dream più skippabile del mondo, almeno che tu non sia De Baffino. Perché? Perché Labradoro serve a un cazzo, cioè nel senso contro Genzo non... soprattutto alla prima non segnerà mai, abbiamo Naturizia che alla prima segna, che alla prima, vabbè, primo tiro segna, lui al primo non ce la farà mai, c'è bisogno di determinate condizioni, Ambravacci Ciccocco, vabbè, comunque gli dovrà tirare almeno due volte, sempre ammesso e concesso che riuscirà a tirare. 4 Tamozzu, dispendio come la smierda, no bueno. Poi ci troviamo The Buff. Quindi in sostanza questo Next Dream sta scritto The Buff dappertutto. Questo Next Dream cosa ha portato? Ha portato ad una rottura ulteriore del gioco. Perché ha portato una rottura? Perché attualmente le debuff, certo, forse se ci si studia un pochino puoi trovare anche la bond per farla giocare con 3 SS 25, ma attualmente la debuff verde con un bonus club e due bonus club e due bonus verdi al 25, quindi 3 al 25, penso che sia il team più forte del gioco? Penso di sì. Riesce ad arrivare a un 41 di debuff, quasi un 30 di bond, 45, una cosa del genere. Vabbè, insomma, 46 di debuff, sto rivedendo lo screen. 46 di debuff, penso che sia attualmente la squadra più forte del gioco senza né sì né mai. Quindi, i due Smith che cosa vanno a creare? Vabbè, difesa sandwich non è che fotte tantissimo, cioè nel senso, ok, 4,70 probabilmente è la loro miglior scivolata in assoluto, ma andarli a pullare per la scivolata per un futuro è un po' follia, almeno che non c'è proprio Dream un po' da buttare, quindi ok. Io ho preso lui nell'estrazione da 15, quindi sono una favola, dove si vede? Estrazione, l'ho preso con l'estrazione da 15, quindi non ho fatto neanche le 30. Non pullerò gli Smith, ma gli Smith attualmente ti permettono di poter giocare con uno con due debuffer della Madonna, fortissimi, eccetera, eccetera. Ma se fai bene gli incastri, Morisaki, lo Smith e Ramirez o Izawa, raggiungi praticamente le 3 SS verdi al 25, debuffi come a più non posso se hai una debuff e quindi diventi il dominatore del gioco. Cioè penso che attualmente non ci sia un team più forte della debuff. Un po' brutto dire così, ma sì, effettivamente sì. Stavo provando a incastrare qualcosa per far uscire una blu decente. Si riesce ad incastrare una blu con due solidarietà al 25, la terza è ancora dispersa per il momento, però ci si riesce più o meno. Logicamente i giocatori non sono abbastanza buoni, almeno al momento non ho trovato una buona combinazione per poter dire ok, metto questa ed è un top team. No, devi fare delle rinunce, devi mettere dei personaggi un po' più scarsi, soprattutto servono dei Tamozzu, troppi Tamozzu, quindi attualmente skipperino, quindi attualmente almeno io sono infermo con una sola SS al 25 e rimango così. Perché il banner è skippabile? Per chi non è debuff è skippabile, perché l'unico giocatore non debuff è lui, ed è, non è neanche tutta sta cosa incredibilmente incredibile. Il colpo dell'incendio, quindi più si stanca, quindi minore è la stamina, più diventa forte. L'unica cosa rotta in culo, proprio rotta in culo tra virgolette, è che si gira una tecnica speciale all'avversario con cui avviene il contrasto al 100%, quindi non è che tu dici
c'è un 50, c'è un 60, c'è un 80, c'è... no, al 100%. Quindi l'unica cosa positiva è questa, ma comunque i difensori girano con doppie skill, quindi non è proprio così semplice passare, cioè devi andare proprio a matchare quella carta esclusiva come lui, che non ha doppi, che non ha doppi skill, e quindi viene praticamente troncata. Ma comunque ricordiamoci che lui non ha doppio dribbling, non ha doppio 1-2, non ha doppio passaggi, non ha un cacchio, manco lui. Quindi alla fine della storia, se bicchi qualcun altro che ti sigilla, il gioco rimane 1-1. Cioè la fortuna è a chi sigilla quello che serve prima. Quindi potenzialmente non è una carta top meta, non è, cioè per amor di Dio è forte, perché comunque è forte, però non è distruttivo. Come tutti i Next Dream, è distruttivo nel tiro, ma non è distruttivo nelle difensive, cioè è un birillo difensivo, è una stanghetta difensiva che c'è nel campo, un pochino come ai tempi fu per i due del PSG, che attualmente sabato, anche oggi stavo dormendo, quindi la mente non va. Quindi stessa cosa, in attacco forti ma in difesa scarso. Potrebbe essere buono per fare appunto l'SS blu al 25 nel futuro, da qua a breve, ma ricordatevi che comunque ogni banner che verrà da qua ai prossimi, diciamo da qua ai prossimi giorni, tranne per il Dream Festival e per la Dream Collection, tutti porteranno in mezzo l'SS. Quindi la realtà è che, almeno che non ti urge giocare subito con questa SS al 25, almeno che non devi giocare proprio competitivo che ti devi spaccare le ossa, non c'è bisogno di pullare. Se giochi debuff, pulla il tuo cuore, pulla tutte le tue carte Sakura, perché qua in mezzo praticamente te ne esci, entri pecorella ed esce lione ed esce lione. Quindi se hai bisogno di creare una debuff e hai una debuff già di base ancora più competitiva, ancora più impattante nel gioco, ancora più stronza, perché tutti i debuffer, si sa, un poco dentro sono stronzi, sempre ironicamente parlando, senza offendere nessuno. Se vuoi andare con una debuff fortissima, questi giocatori sono per una debuff sono, anche perché hanno il supporto tra di loro al 70%, uno è maestro dei pronostici, mentre l'altro è colpo vigoroso, quindi è bellissimo, cioè te li giochi anche come vuoi tu, perché hanno doppia posizione, quindi te li giochi un pochino come vuoi, a seconda del match, che magari ti trovi qualcuno avanti che dà fastidio, tipo vuoi bloccare una Turezza, metti lui dietro e lui avanti, e lui puoi giocare tutti due dietro, puoi fare un po' quello che ti pare, però a seconda del match li puoi posizionare dove ti pare, si autochiamano in caso di matchup, insomma, sono... loro sono la nuova rottanna, tra virgolette, sono la nuova cosa che rende, diciamo, il gioco di nuovo sbilanciato, non che sia mai stato bilanciato, però sbilanciato verso la debuff in questo momento in malo modo, e soprattutto verso la debuff verde. Quindi attualmente la debuff verde con le SS verdi spacca, cioè mantiene praticamente il primato di team più forte in assoluto, secondo me, in assoluto, al massimo delle sue potenzialità, quindi top account balena, le SS verdi sono top. Poi magari tra qualche giorno, logicamente è tempo che le persone testano e trovano nuovi incarmi, nuove manie per riuscire a far giocare meglio questi giocatori, magari si può trovare anche qualcos'altro. Io stavo facendo qualche prova, ma per ora le mie prove con le SS blu sono altamente fallimentari, oltre al fatto che mi richiedono 8 Tamotsu che non ho, però questo è un discorso più lungo, più ampio, e che non interessa la live, ma interessa semplicemente me. Quindi per questa mini recensione del è skippabile, se non giochi debuff, sì. Cioè se non giochi debuff, prova le 20 su labbra dorate, come le 20, le 30. Le 30 su labbra dorate, come ho fatto io, se ti esce bene, se non ti esce... Per quanto gli Smith possono essere carini, perché comunque queste skill che hanno te le puoi portare per degli Smith futuri, è anche vero che attualmente, essendoci un Dream Festival alle porte, essendoci l'anniversario, se non giochi debuff, andare a prenderti questi personaggi solo per le skill è un po' pura follia. Quindi meglio evitare. Il banner in sé, se non c'era Pascal, avrei consigliato altamente di provare
il banner in sé e non le 200 spaccate per prendere un solo personaggio. Perché? Perché nelle 5 step, cioè nello step up di 5 step, c'è la possibilità che almeno con 2 te ne esci. Invece, se spieghi le 30 e quindi devi fare tutto il 200, tutto lo step up pagato, te ne esci con un giocatore. Nella maggioranza, almeno nella maggior parte dei Next Dream che ho fatto io, durante lo step up con due carte del banner te ne uscivi. Certo, puoi sfigare e te ne esci con due uguali, puoi sfigare e te ne esci con una, ma la maggioranza delle volte, un po' una bottarella di quello di qua, un po' una bottarella di quello di là, te ne esci con almeno due di loro. Quindi sostanza magica della situazione, se vi servono paradossalmente un po' tutti, io avete abbastanza disponibilità, io farei un giro normale qua dentro, farei un giro solo, ma lo farei normale e poi da là decido che cosa fare. Però tu dici ok, se poi quel giro me lo sfigo, certo, te lo devi sentire, una cosa che sai che vai a correre un rischio, te la senti? Ci sono delle volte in cui mi sento illuminato da Dio, vado pullo e mi esce tutto. Però mi devo sentire illuminato, cioè la volta che mi sento illuminato, pullo e mi esce. Poi ci sono altre volte che non mi sento illuminato e il PD è là che mi chiama. Tralasciando questa storia del PD e non del PD, ragazzi, banner per chi non è debuff, altamente skippabile, banner per chi è debuff, must pull, ma must pull anche perché possono chiudere tantissime cose. E anche nel caso in cui non avete preso né Morisaki né Zawa, comunque c'è qua giù Ugo, quindi si riesce comunque a chiudere due SS verdi al 25. Ironicamente parlando, qualche giorno fa io ho detto: vuoi vedere che la verde sarà la prima ad avere le tre SS e sarà la prima ad essere la più competitiva? Chapeau! C'entra lo chapeau? Non lo so, però avevo ragione. Quindi per ora vi saluto, vi invito a passare in live su Twitch ogni sera. E ragazzi, i poteri forti mi stanno rifermando un'altra volta. Per questo video è tutto, ci becchiamo alla prossima. Bacioni!